Il comune di Teramo finisce nella lista nera delle amministrazioni pubbliche sospettate di non rispettare le norme sugli appalti. Il dossier elaborato dal governo indica un elenco di 200 enti che tra il 2012 e il 2013 non avrebbero acquistato beni e servizi essenziali come benzina, energia elettrica e gas tramite il Consip. Questa sigla identifica la Centrale Nazionale degli Acquisti e le sue sedi regionali, che formando massa critica di compratori riescono a spuntare prezzi più vantaggiosi. Le 200 amministrazioni finite nel dossier, invece, avrebbero continuato a fare da sole, trattando singolarmente con i gestori e dunque pagando bollette più salate. Tra questi, nei primi posti della lista per ordine di grandezza della spesa contestata, spunta dunque Teramo. Nel mirino del commissario nominato dal governo e dal presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è finito in particolare il costo di oltre 1,8 milioni di euro sostenuto dal comune di Teramo per l'elettricità. Immediata la replica del primo cittadino che definisce un abbaglio l'inserimento del comune nella lista nera. Vuol dire che prima le cose vanno verificate e poi magari vanno dette, vanno come dire lanciate accuse. Avevamo aderito alla gara Consip per quanto riguarda l'energia elettrica, poi però con l'Energy Manager abbiamo fatto un'ulteriore gara e abbiamo avuto una riduzione del costo dell'1%. Tra l'altro affidando la fornitura alla stessa società che aveva vinto la gara Consip, quindi Gala. È scritto anche nella lettera di Cottarelli e di Cantone che nel caso in cui uno non abbia aderito alla gara Consip, ma comunque abbia avuto una riduzione del costo è positivo, quindi noi da questo punto di vista siamo tranquilli, non siamo un comune sprecone.